Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta per l'Open Day dell'Istituto Italiano Design, dove parleremo dei nostri corsi triennali nelle tre aree che sono interni e prodotto, moda e comunicazione. Mi presento, io sono Benedetta Risolo e seguo l'ufficio legale e l'ufficio relazioni internazionali e partner progettuali dell'Istituto Italiano Design. Sono in diretta, anche se non la potete vedere in questo momento, con Anna Maria Russo, la fondatrice dell'Istituto Italiano Design nel 1999 e chiaramente con il nostro immancabile team di professionisti. Istituto Italiano Design è una realtà che nasce nel 1999 per divulgare la cultura del progetto e da oggi ha diversi riconoscimenti e accreditamenti, ISO 9000 per la qualità. Abbiamo il riconoscimento come corsi professionalizzanti post diploma triennali, quindi che consentono l'accesso sia ai concorsi pubblici che a specializzazioni sia nelle università private che pubbliche. E dal 2020 siamo l'unico e primo istituto privato in Italia a classificarsi nella top 10 a livello nazionale del prestigioso ranking per la sostenibilità universitaria mondiale Times Higher Education. E dal 2008 abbiamo anche gli ECTS, che sono i crediti europei, la formalizzazione dei crediti europei. A questo punto io sarei molto breve per andare a parlare nel vivo delle materie e quindi passerei subito la parola al nostro professore architetto Riccardo Bartolucci, che introdurrà il corso di Interior e Industrial Design. Grazie. Salve, buon pomeriggio a tutti. Come appunto accennato da Benedetta, vi presento, sono felice appunto di presentarvi il corso triennale in design di interni e del prodotto. Al contempo mi presento anche, mi chiamo Riccardo Bartolucci, ho 43 anni, sono un architetto e un designer. Sono docente di tecnologia dei materiali e di disegno tecnico per l'Istituto Italiano Design di Perugia. Al contempo sono anche tutor come cultore della materia presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura di Perugia, l'Università di Perugia. E la mia storia come professionista parte appunto con la laurea in architettura a Firenze, dopodiché ho lavorato prima presso alcuni studi di architettura di Perugia. Dopodiché ho deciso di intraprendere anche la professione di designer e approfondirla. Infatti ho lavorato come industrial ed interior designer per un'azienda, i Sassi di Assisi di San Venanzo, che si occupa della lavorazione e la produzione di oggetti in travertino, marmi e anche altre pietre. Per loro ho anche, diciamo, curato l'exhibit design, curando appunto degli stand presso per esempio il Cersaie di Bologna e via discorrendo. Dopodiché, ho scelto comunque di spostarmi all'estero a Londra perché ero stato selezionato per un colloquio di lavoro presso lo studio internazionale Vignoli Architects, che appunto nel 2008 era uno di quei pochi studi che stava, diciamo, presentando la fase finale per la realizzazione del progetto delle Twin Towers a New York. Da lì poi ho lavorato presso uno studio Hughes Architects nella parte est di Londra per circa un anno. Dopodiché sono tornato in Italia e ho aperto il mio studio professionale, studio 499 Bartolucci Cinti, in cui diciamo da più di 10 anni ci occupiamo di design e di architettura. È uno studio associato e crediamo molto sia nell'architettura e nel design, sia che sia design appunto di interni, ma anche nell'industrial design, e cerchiamo di in certo qual modo veicolare il bello tramite messaggi di positività e di cultura, perché poi diciamo l'architettura e il design vanno di pari passo con la crescita di ognuno di noi nel campo della progettazione. Per varie aziende abbiamo realizzato, come per esempio per la Blue Side, dei tavoli in Corian, sempre il più importante è stato il Mira, che ha ospitato anche la mostra di Steve Curry quando era a Perugia, ma anche poi a Milano. Ci occupiamo regolarmente di architettura pubblica e anche privata. Per quanto riguarda poi l'Istituto Italiano Design,
diciamo, stiamo sviluppando dei progetti molto molto interessanti. Per esempio, mi viene in mente il Bee House, che è un progetto legato appunto alla biodiversità, che appunto doveva essere portato quest'anno al Salone del Mobile di Milano ed era realizzato con il partner di Stone Giordano. Era un progetto che appunto con la partnership di Stone Giordano voleva in un certo qual modo promuovere la biodiversità, in quanto si volevano realizzare delle case per le api non mellifere da impiantare nelle aree boschive del territorio italiano, partendo proprio dall'Umbria. E quindi poi questo qui era anche un progetto che salvaguardava in un certo qual modo anche il legno stesso, promuovendone appunto lo sviluppo. Invece, per quanto riguarda i progetti che personalmente sto portando avanti anche insieme al mio studio, insieme ai ragazzi di tecnologia dei materiali, abbiamo voluto quest'anno fare un qualcosa di diverso, nel senso che come studio sto realizzando un centro oratoriale integrato molto molto importante, finanziato con l'8 per 1000 della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Parliamo di un edificio che è in costruzione attualmente in San Nicolò di Celle di Ruta, comune di Deruta. È un edificio di 2 piani con più di 1000 metri quadri, con un parco giochi all'esterno e che ospita un centro oratoriale all'avanguardia. È un progetto che abbiamo presentato, che ha riscosso molto successo direttamente a Roma negli uffici CEI. Quindi abbiamo voluto con i ragazzi di tecnologia dei materiali presentare un progetto nel progetto. Mi spiego meglio. All'interno appunto del centro oratoriale, che ha come diciamo concept generatore proprio quello dell'accoglienza in senso lato, abbiamo deciso di presentare alla committenza un progetto di comunicazione e di interior design allo stesso tempo. Il progetto si chiama Porte, proprio perché con l'utilizzo di alcune porte stilizzate, quindi realizzate in alcune stanze in cui verrà effettuato il catechismo, si voleva in un certo qual modo trasmettere e appunto approfondire il discorso legato all'accoglienza, legato appunto al concetto di porta, porte chiuse, porte aperte. Questo ci ha permesso con i ragazzi di tecnologia dei materiali di affrontare un qualcosa che per me personalmente, ma anche per il mio studio, è molto importante, cioè quello di affrontare dei temi complessi, perché chiaramente andare ad operare su un progetto in corso di conclusione è qualcosa che ha delle difficoltà, ma di innalzare il livello dei ragazzi stessi e nello stesso tempo quindi anche della progettazione. I ragazzi di tecnologia dei materiali hanno fatto un ottimo lavoro, la committenza lo sta valutando e quindi può essere veramente possono avere la possibilità di vedere realizzato veramente il primo lavoro. Vi ricordo che sono a vostra disposizione per rispondere a domande e curiosità e ora invito, diciamo, passo la parola al mio collega Stefano Fiocchini. Buonasera a tutti, sono Stefano Chiocchini, architetto e designer, e mi presento prima di tutto. Opero ormai dal 1990 come architetto dopo la laurea in architettura a Firenze. I miei lavori spaziano dall'architettura in genere all'interior design, dal progetto del verde e paesaggistico all'exhibit design, dall'industrial design fino allo studio di nuove applicazioni per la lavorazione di materiali quali pietre naturali e marmi. Lo studio sede principale della mia attività è a Perugia, ma ho uno studio associato a Verona con altri 12 colleghi e un altro studio associato a Londra, dove ho vissuto operando come architetto per 10 anni, incontrando clientela internazionale e appunto realizzando diverse opere in tutto il mondo. Ho seguito e seguo tuttora come industrial designer per diverse aziende nazionali e internazionali la produzione di nuovi elementi di arredo, occupandomi per vari brand di ricerche su materiali innovativi. Ad esempio, i miei interventi sono presenti come dicevo, in vari paesi europei e extraeuropei e importanti progetti sono stati anche premiati, come ad esempio all'estero un grande showroom dell'Italian Luxury Style a Pechino di 2500 metri quadri, oppure ad esempio la spa più grande d'Europa, Quardens, o elementi diciamo di produzione particolari che sono appunto realizzati da diverse aziende internazionali nel campo dell'interior design.
Mi dedico all'insegnamento e a conferenze anche come esperto nel campo dello stone design. Sono socio fondatore dell'ADI Umbria, della sezione ADI dell'Umbria, e ho partecipato nella commissione principale dell'Exhibit Design, appunto commissione del Compasso d'Oro a Milano per 3 anni, e ho da poco vinto il premio come miglior startup green italiana, fondando appunto Serra Nova, un'azienda che realizza una serra innovativa per la crescita total green delle piante. Insegno 3 materie, principalmente ergonomia, exhibit e landscape design. Vorrei presentarvi queste materie. L'exhibit design è una materia particolare perché ha come obiettivo del corso, ad esempio, quello di formare una nuova figura di progettista che è dotato di competenze specialistiche in diversi settori di applicazione dell'exhibit design, perché l'exhibit design si occupa di mostre, di fiere, di musei, di punti vendita, di eventi e in genere di scenografie particolari. Quindi gli studenti che eventualmente appunto inizieranno a frequentare questo corso potranno imparare una professionalità colta, dinamica e in grado di rispondere con perizia a delle domande molto particolari sulle scenografie appunto temporanee. Infatti il progetto espositivo è al punto principale come analisi del nostro corso nelle diverse scale di intervento e riguardo anche le molteplici richieste della committenza che sono piuttosto varie in questo campo. Devono in questo corso gli studenti affrontare tematiche di design, il rapporto alla progettazione e all'arredamento, e quindi saranno trattati dei temi imprenditoriali, tecnologici, sociologici e di marketing per un approccio molto professionale. Ad esempio, con gli studenti dell'anno passato abbiamo partecipato a un concorso nazionale per la progettazione di uno stand al Vinitaly per il padiglione della Regione Puglia. Quindi è un campo d'azione molto vario. Per quanto riguarda la seconda materia di cui sono docente, ergonomia, l'ergonomia è una materia impegnativa perché è alla base del design. È sempre più sentita oggi la necessità di progettare dei sistemi tecnici, dei prodotti, delle macchine, utensili che siano per chi li dovrà utilizzare degli strumenti molto validi. Quindi questo corso intende formulare un insieme di proposizioni teoriche allo scopo di contribuire a una progettazione e a un design denominato antropocentrico, quindi vale a dire deliberatamente organizzato attorno all'uomo, quindi la figura principale dell'uomo e al suo servizio, quindi sia che questi sia un utilizzatore di un prodotto oppure il professionista che nella sua attività ricorre a delle macchine e a degli attrezzi specifici. Il corso propone agli studenti la possibilità di approfondire le conoscenze del percorso progettuale nel campo sia dell'interior che dell'industrial design con oggetti, studiando appunto oggetti particolari da realizzare come prototipi anche. Quindi cerca di evidenziare le complessità delle interazioni che si stabiliscono nel rapporto oggetto-uomo-produzione, in modo da appropriarsi di strumenti critico-conoscitivi che possono operare una lettura degli oggetti d'uso in rapporto alle esigenze dell'uomo. Quindi all'interno di accordi con varie aziende che l'Istituto Italiano Design prende ogni anno, verranno individuate delle tematiche per lo sviluppo di sperimentazioni progettuali attraverso cui procedere alla verifica di queste implicazioni ergonomiche. Quindi un'esperienza significativa anche per gli studenti che possono entrare subito nell'ambito del rapporto con l'azienda. Infatti abbiamo come istituto un grande numero e una percentuale molto molto alta ragazzi che riescono poi ad essere inseriti alla fine del corso e dei corsi nelle aziende. Con Exhibit Design ho detto del progetto, ad esempio l'ultimo concorso del Vinitaly, con ergonomia dell'oggetto d'uso posso sottolineare ad esempio un'importante collaborazione con un'azienda Ponte Giulio di Orvieto che si occupa di disabilità e anche ausili per portatori di handicap, alla quale abbiamo proposto ben 25 progetti molto interessanti, di cui alcuni sono entrati in produzione, con gli studenti di un corso appunto di ergonomia dell'oggetto d'uso. Volevo poi parlare brevemente anche dell'ultimo corso di cui mi occupo, che è il Landscape Design. Infatti questo corso è molto particolare, vedete dietro di me appunto un quadro realizzato con un materiale vivo, il lichene nordico. Il corso di cosa si occupa? L'obiettivo del corso di Landscape è quello di formare una figura di paesaggista
dotato di competenze specialistiche nel settore della progettazione del verde. Quindi toccheremo anche ambiti prettamente della botanica, perché un progettista deve conoscere non solamente le piante dal punto di vista estetico, ma anche con un valore proprio dal punto di vista dell'essenza vegetale. Quindi un progettista che sia in grado di rispondere con perizia alle qualità del progetto e alle diverse scale di intervento, quali che siano un giardino molto piccolo, limitato, oppure un parco urbano, uno studio urbanistico del verde. Quindi le molteplici richieste della committenza ci faranno poi decidere di toccare dei temi dalla piccola scala alla grande scala. In questo corso verranno affrontate delle tematiche di landscape design a partire dell'analisi storica del progetto del paesaggio, quindi la storia dei giardini, gli accenni di botanica, come dicevo, analisi tecniche delle tipologie di intervento e dei metodi anche di progettazione che sono applicabili al verde, a rappresentazioni grafiche con il computer, rendering, ma anche disegni a mano libera, sketch che permettano all'utente, al nostro cliente, di conoscere e capire perfettamente l'ambito del verde. Quindi arriviamo anche alle più innovative tendenze, quelle in cui possiamo far visitare un giardino entrando nel progetto. E quindi cercheremo di arrivare anche all'analisi di come va sfruttato, diciamo, il progetto dal punto di vista del dettaglio anche per la realizzazione del giardino vero e proprio. Io penso di aver terminato, aspetto magari le vostre domande, se ne avete, per poter poi procedere a delle risposte, e presento e lascio la parola al mio collega Francesco Pecorari. Grazie mille Stefano, grazie per la parola, salve a tutti, mi chiamo Francesco Pecorari, sono un architetto e lavoro ormai da 21 anni nel settore della progettazione. Ho iniziato nel lontano 99 collaborando inizialmente con uno studio di ingegneri, diciamo, quindi appena, in realtà non ero neanche laureato, però insomma appena laureato ho potuto da subito vedere dal punto di vista tecnico come funziona la progettazione, come funziona un cantiere, e quelli sono stati anni molto importanti perché diciamo ho potuto imparare molto dal punto di vista appunto pratico. Allo stesso tempo però ho anche collaborato con la facoltà di ingegneria qui di Perugia facendo così sporadicamente da tutor e da assistente al corso di teorie tecniche della rappresentazione. Dopo qualche anno ho deciso di aprire il mio studio personale. In realtà poi l'ho fatto associandomi con altre figure professionali, in particolare ingegneri, geologi e agronomi. Infatti abbiamo fatto questo studio tecnico che si occupava principalmente di progettazione ambientale. Naturalmente io poi sono stato impegnato con la direzione del settore architettura e ho potuto fare insomma diversi progetti, soprattutto di edilizia e anche qualche interno. A questo punto però diciamo nel 2010 ho deciso di virare completamente e ho iniziato a collaborare con uno studio turco qui in Umbria, dove si progettavano resort di lusso, quindi soprattutto nel bacino del Mediterraneo, tra Turchia, Libia, a Cipro abbiamo fatto diverse residenze di lusso e anche diciamo alberghi e spazi per l'ospitalità. A questo punto ho deciso di continuare in questo settore e mi sono spostato in Asia, quindi sono andato ad abitare ad Hong Kong e ci sono rimasto per 5 anni e mezzo e qui ho potuto lavorare per diversi studi, sia locali che internazionali, facendo diciamo una carriera all'interno della carriera e diciamo sono arrivato poi ad avere la posizione di senior designer all'interno di Benoi, che era uno degli studi più importanti, continua ad esserlo ovviamente, se non ricordo male era il numero 40 al mondo, almeno in quel periodo. E, inutile dire che è stata un'esperienza incredibile, perché qua ho potuto progettare quello che piaceva a me, quindi essenzialmente design residenziale e per l'ospitalità, e ho potuto fare degli interni anche molto molto importanti, come per esempio la residenza di Mr. e Miss Kwok. Diciamo, sono progetti molto grandi, molto ambiziosi, con dei budget molto molto alti. Per esempio questo aveva un budget, era essenzialmente senza budget, e l'importo finale dei lavori soltanto per gli interni
era arrivato a 5 milioni di euro circa. A un certo punto però ho deciso di cambiare ulteriormente, mi sono spostato a Dubai, qui ho collaborato con una startup locale, è stata un'esperienza molto bella anche quella perché il mercato del Medio Oriente è molto interessante, le persone hanno dei gusti particolari e devo dire che è stato veramente bello poter fare questa esperienza. Nel 2016 ho deciso di tornare in Italia ed ho iniziato a collaborare con l'Istituto Italiano Design. In questo caso, chiedo scusa, ho un piccolo problema tecnico. Ok, chiedo scusa. Ho iniziato a collaborare con l'Istituto Italiano Design tenendo il corso di progettazione di interni residenziali. E insieme a questo ho fatto anche dei seminari e degli altri corsi, soprattutto legati al design per l'ospitalità e ad altre materie tecniche. Il corso che tengo all'Istituto Italiano è appunto quello di design residenziale, che è l'aspetto che più mi piace, diciamo, il settore che più mi piace nella progettazione. In particolare quello che faccio io è dare un taglio molto psicologico al corso, perché credo che curare gli aspetti psicologici sia la cosa più importante nel design residenziale, cioè a differenza di quello che avviene con il design del, non so, per i negozi o per altri settori, dove ci sono degli standard e delle regole già ben scritte da prima, nel design residenziale si tende generalmente a parlare sempre con committenti unici, cioè persone che si fanno la casa quella volta magari nella vita e poi non lo rifanno più. E quindi è importantissimo riuscire a calarsi nella loro psicologia, cercare di capire, cercare di convincerli e anche entrare veramente nelle parti più così, diciamo, più personali della famiglia che vi sta commissionando il lavoro. Collaboro in questo momento anche con uno studio di Perugia, facciamo progetti un po' in tutta Italia, attualmente sto lavorando a Napoli e in altri progetti qua in Umbria. E con l'Istituto Italiano Design, con il mio corso, diciamo, abbiamo fatto diverse esperienze con gli studenti. Una delle più importanti è stata quella del concorso per la riqualificazione di un ex edificio industriale a Genova, concorso indetto dalla Leroy Merlin, quindi una delle aziende più grandi in Europa, e in cui ci siamo posizionati terzi, quindi siamo arrivati sul podio. Considerate che le persone che partecipavano erano all'incirca 300, e questo significa che insomma è stato veramente qualcosa di molto molto importante arrivare a questo risultato. Allo stesso tempo abbiamo anche fatto dei rilievi, per esempio del primo laboratorio della Perugina che si trova non lontano dalla sede del nostro istituto, e è stato un po' come entrare in una macchina del tempo perché diciamo era tutto rimasto per quasi 100 anni così come Luisa Spagnoli l'aveva lasciata, per cui abbiamo recuperato anche gli oggetti d'epoca e ovviamente nel frattempo abbiamo imparato a fare un rilievo molto molto complesso. Insieme agli studenti che hanno collaborato con me abbiamo fatto anche delle tesi molto importanti ed interessanti. Una su tutte, per esempio, quella che ha fatto una volta una ragazza riprogettando un interno a New York, diciamo nell'edificio 157, progettato da Ponsard Park, di cui diciamo, avevo già curato gli interni quando mi trovavo ad Hong Kong, e ho messo a disposizione le piante. Questa ragazza ha fatto un ottimo lavoro e, per esempio, in questo momento c'è un'altra ragazza che sta preparando la tesi con la collaborazione di una delle imprese più grandi che abbiamo in Umbria per quanto riguarda l'ospitalità, e diciamo e quindi sta collaborando con loro e preparando una tesi che è un po' una vera e propria tesi universitaria e un po' è anche un inizio di collaborazione con queste persone. Mi occupo anche di home staging e quindi diciamo credo che questo si ricolleghi a quanto detto prima, ovvero al fatto che amo molto gli aspetti psicologici della progettazione, legati quindi anche alla percezione visiva e al marketing. Vi ringrazio e quindi passo la parola alla persona che diciamo mi seguirà.
Grazie mille Francesco. Allora, mi presento, sono Marcello Cannazza, dopo questi grandi colleghi. Io ho un po' meno da raccontare, ma vi do un po' delle coordinate delle mie esperienze. Io mi sono laureato all'ESIA, a Roma, che è un'università di design con un metodo molto particolare di progettazione. E quello che insegno all'Istituto Italiano Design è proprio metodologia della progettazione. Durante le metodologie di progettazione, tutto ciò che serve allo studente per poter realizzare un oggetto dal brief fino alla consegna. Allora, intanto vi introduco un po' chi sono io. Io insegno dal 2016. Sono laureato, ho fatto un master a Barcellona, allo IED, e durante questo periodo allo IED ho partecipato, ho lavorato per degli studi di design, principalmente, basandomi su quello che erano le mie passioni. La mia passione principale era il design sostenibile, quindi ho fatto un master sul design sostenibile del prodotto. E da lì ho conosciuto dei designer molto famosi, Pat Schulz e Curro Claret, che di questo ambito hanno fatto il loro lavoro, e grazie a loro ho anche conosciuto la metodologia Cradle to Cradle, che cerca di eliminare diciamo, l'inquinamento durante la produzione, e questo è un altro aspetto molto importante del corso che faccio di metodologie della progettazione. Dopo questa mia esperienza di 3 anni a Barcellona, sono tornato in Italia, sono stato a Milano, dove ho lavorato per la Samsung, e quindi cambiando totalmente scenario, ho iniziato a lavorare sulla tecnologia e sui device tecnologici. Alla Samsung non ho prettamente progettato oggetti, ma si lavorava molto sulla ricerca. Quindi sulla ricerca dei trend, sulla ricerca dei target, su cosa, sui lifestyle delle varie parti del mondo. Questo mi ha dato una visione ancora più diversa, e anche questo è un altro aspetto che molto sottolineo durante il corso di progettazione. Una volta, dopo questa esperienza alla Samsung, rimanendo nello stesso ambito, sono andato a Roma, dove ho lavorato per TCL, che è una grande azienda cinese, che tra i marchi c'è anche Alcatel. Più o meno rimanendo nello stesso ambito, ma progettando ancora più nel vivo invece proprio l'aspetto estetico di questi device. Dopo questo, allora, che altro posso dirvi? Negli ultimi anni sono tornato qui in Umbria, dove sono nato, e non ho un vero e proprio studio, sono un freelance. Ho vari clienti. Il cliente principale che ho è uno studio di Torino, per cui progetto giocattoli in plastica, e di cui ci occupiamo della parte grafica, ma anche della parte di sicurezza, per i bambini fino alla produzione. Volevo parlarvi anche un po' del mio corso di metodologie di progettazione. Io oltre alle varie metodologie che sono state sviluppate da grandi designer come Richard Sapper, Bruno Munari, Enzo Mari, Vanhoenke, sono tante metodologie che ognuno si è sviluppato per se stesso e che io propongo agli studenti, in modo tale che poi possano cogliere ogni aspetto delle varie tipologie di progettazione e farle proprie durante la loro esperienza di progetto. Perché è sempre la famosa crisi del foglio bianco, e sempre superare quel momento può essere un problema, soprattutto quando uno ha una scadenza da rispettare. E quindi queste tecnologie aiutano a poter superare questo e a poter poi progettare un oggetto che veramente è innovativo e che piace al cliente. Dal 2016 ad oggi abbiamo fatto vari progetti con l'IDI. Il primo che ho fatto era un workshop sul gioco, appunto, perché è quello di cui mi occupo. E poi l'anno precedente a questo abbiamo lavorato con Wonderchef, che è un'azienda
di cucine e fa parte delle tante aziende internazionali con cui collabora. E abbiamo quindi creato oggetti per la cucina che poi sono stati presentati e che hanno portato poi gli studenti fisicamente alla sede dell'azienda e quindi insomma creando una bella esperienza unica per questi ragazzi. E poi dopo un altro progetto di cui voglio parlarvi è dell'Expo 2015 in cui si è lavorato invece più sul territorio umbro e in cui è stato realizzato un oggetto che potesse diciamo, incorporare varie tipologie di aziende del territorio umbro, come la cartotecnica, la parte ceramica e le parti dei birrifici artigianali che sono molto sviluppate qui in Umbria, e hanno poi così realizzato una bottiglia ispirata al territorio, che conteneva una birra artigianale creata qui e con il packaging sempre fatto dalle aziende del posto. E quindi questa è stata una grossa e importante vetrina per l'Umbria nell'Expo 2015. Penso che vi ho detto tutto, qualsiasi domanda avete io sono a disposizione passo la parola a Gioia Biscottini. Ciao, buonasera a tutti, grazie Marcello. Mi presento, io mi chiamo Gioia Biscottini, sono un architetto, mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Firenze. Ho cominciato la mia attività professionale presso uno studio di architettura nella città di Perugia. Dopodiché mi sono occupata principalmente di progettazione esecutiva di arredamenti interni presso un'azienda umbra specializzata in arredamento, appunto, e ho sempre praticato la libera professione, ho un mio studio e mi occupo dei molteplici aspetti della progettazione architettonica, oltre che appunto della progettazione esecutiva di arredi su misura. Mi occupo sia di ristrutturazioni, quindi progettazione in edifici esistenti, principalmente in centri storici, e mi occupo poi anche di interior design e quindi arredamento e progettazione di interno anche in edifici di recente realizzazione. Ho esperienze di lavoro internazionali, la più recente, l'ultima, è in Lussemburgo. Assieme appunto ad un team di aziende locali che sono specializzate nella progettazione di arredi su misura e sono leader nel settore. Ho progettato e realizzato una mia linea di mobili, quindi mi occupo anche di design di prodotto, una linea di mobili in cui ho cercato proprio di esprimere l'artigianalità del Made in Italy, utilizzando legno e ceramiche, le ceramiche ovviamente legate alla tradizione che abbiamo qui in Umbria della città di Deruta. All'Istituto Italiano Design insegno storia dell'architettura 1-2 e storia critica del design 1. Delle materie, sempre ho avuto una grandissima passione per queste materie e ritengo che siano fondamentali per costruire il pensiero critico dei ragazzi, dei futuri progettisti che si affacceranno appunto nel mondo del lavoro. Ritengo che sia importante conoscere le opere dei grandi maestri del passato, sia architetti che designer, proprio per
poter capire anche come loro pensavano di approcciarsi al progetto. Un po' quello che diceva appunto il mio collega prima, Marcello Cannazza, cioè è importante far vedere ai ragazzi come hanno risolto certi problemi i grandi, coloro che sono venuti prima di noi. Dunque, che cosa significa studiare design? Che tipo di approccio, che tipo di sfogo lavorativo ci può essere nello studiare di design? Oggi, diciamo, viviamo in una realtà in cui la parola design è utilizzata in continuazione perché c'è interior design, food design, graphic design, ma che cosa significa realmente? Di sbocchi lavorativi ce ne sono molti. Ce ne sono sia nell'ambito di aziende italiane che sono leader, ad esempio nel settore dell'arredamento. Non dimentichiamo che il Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo e le aziende italiane sono ricercate, così come gli studenti italiani che studiano design sono ricercati in tutto il mondo perché l'Italia è comunque ancora la patria del design, per cui possono avere possibilità anche a livello internazionale, in aziende, come dicevo prima, ma anche in studi professionali che ricercano appunto designer. Io ritengo che l'Istituto Italiano di Design riesca a preparare i ragazzi per questo approccio al mondo lavorativo perché è in grado di insegnare il metodo progettuale, è in grado di insegnare ai ragazzi come esprimere la propria creatività e soprattutto l'innovazione, che è stata la base del Made in Italy, ciò che ha fatto grande il Made in Italy nel mondo e che può continuare a farlo. Io ringrazio tutti, concludo qui, ripasso la parola all'ufficio internazionale, a Benedetta Risolo e vi ringrazio. Buonasera. Grazie, ringrazio il nostro architetto Gioia Biscottini per queste parole spese, soprattutto in merito alle possibilità professionali, gli sbocchi lavorativi che offre questo meraviglioso mondo che è quello del design di interni e di industrial. Una considerazione veramente importante quando si fa una scelta come quella di un percorso di studi triennale post-diploma. In questo momento vorrei adesso passare al secondo corso di specializzazione che è quello di Communication Design. Mi presento nuovamente per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso per il nostro IB Open, l'evento dell'Open Day online di Istituto Italiano Design. Sono Benedetta Risolo, ufficio legale ed internazionale dell'Istituto Italiano Design. Offriamo corsi post diploma triennali nelle aree di specializzazione di interni e prodotto, comunicazione e fashion design. Dal 1999 siamo accreditati come istituto post laurea, post diploma e dal 2008 abbiamo il sistema formativo degli ECTS per facilitare gli scambi internazionali per i nostri studenti e dal 2020 siamo all'interno della prestigiosa classifica Times Higher Education di Londra, uno dei principali ranking di università nel mondo della sostenibilità. E siamo in particolare, sottolineo, il primo istituto privato italiano a livello nazionale nella top 10 e 95esimi in tutto su oltre 850 università analizzate. Il nostro punto di forza principale è il collegamento con il mondo delle aziende e i progetti extradidattici su cui noi puntiamo tantissimo, quindi i nostri studenti lavorano durante questi 3 anni per iscriversi a concorsi internazionali e a lavorare, ad entrare in aziende sia locali per la promozione del territorio che poi internazionali. Quindi, come diceva prima la nostra collega architetto Biscottini,
il design italiano, se è forte in Italia, è eccellente, è guardato come qualcosa di assolutamente ammirevole e ammirato all'estero, quando usciamo poi dalla nostra bellissima nazione. Vorrei adesso lasciare la parola al nostro collega Marco Del Buono, il dottor Marco Del Buono, che ci parlerà più nello specifico del corso di Communication Design. Ciao Benedetta, mi sentite bene? Ok, perfetto. Intanto volevo ringraziarti, ecco, per questa occasione di questo Open Day, che è sicuramente un momento molto importante. E, mi presento, vado direttamente al punto perché ho pochissimi minuti. Io sono Marco Del Buono, sono graphic designer dal 2012. Nel 2014 ho aperto una mia agenzia di comunicazione che si chiama Dromo Studio e con Giacomo Della Rocca, il mio socio. E dal 2014 sono graphic designer specializzato in comunicazione e motion graphic. Ecco, la mia, diciamo, professione di docente inizia in maniera più recente con l'Istituto Italiano Design e in questo ambito mi sento di dire che l'Istituto Italiano Design offre un'offerta formativa che forse è veramente all'avanguardia, nel senso che il corso di Communication Design, se posso fare un piccolo cappello su come, diciamo, è gestita la didattica, offre gli strumenti, che servono e che sono necessari a chi vuole veramente formarsi come professionista della comunicazione digitale in futuro. Questo perché dentro il corso di Communication Design ci sono tutte le materie che un professionista della comunicazione digitale deve conoscere. Si tratta di conoscere la grafica, si tratta di conoscere tecniche di illustrazione, la tipografia, il montaggio video, la fotografia, l'animazione digitale. E quindi, ecco, diventa un corso dove in 3 anni l'unico obiettivo è quello di formare un professionista, diciamo, con tutte le caratteristiche che il mercato può accogliere in questo momento. Questo è, secondo me, un punto fondamentale perché, essendo noi docenti e allo stesso tempo professionisti, nel mio caso ho avuto la possibilità di collaborare con nomi importanti dell'imprenditoria italiana, come per esempio Trenitalia, Conad, Urbani, insomma, con realtà che in questo momento stanno in qualche modo tutto l'impianto, diciamo, della comunicazione sta subendo un grande cambiamento nell'epoca di Facebook, Instagram. E quindi, diciamo, l'obiettivo fondamentale deve essere quello di far arrivare agli studenti quelli che sono assolutamente gli strumenti necessari perché possano iniziare subito a lavorare. Quindi, ecco, dal mio punto di vista, nel corso di Motion Graphic, l'intenzione è quella di appunto dare una linea teorica, ma poi iniziare subito a lavorare nel pratico. E nel mio caso, ecco, è sicuramente un punto a favore quello di poter riportare la mia esperienza lavorativa. E in questo caso, ecco, il fatto di poter raccontare con esempi estremamente pratici quella che è la quotidianità di un professionista della comunicazione digitale diventa fondamentale. E, ecco, io penso che il corso abbia il grande valore di dare un'impronta pratica.
Molti dei professionisti della mia generazione, posso ormai parlare dei professionisti della mia generazione, non hanno avuto questa fortuna, nel senso che i tempi in cui noi ci siamo formati erano i tempi in cui i social media stavano nascendo. Quindi noi abbiamo imparato sul campo le regole del gioco e quindi oggi siamo nella capacità di poter trasmettere questo know-how e di poterlo trasmettere, ecco, con tutte le possibilità che abbiamo oggi di comunicare e di essere sempre in prima linea su molti argomenti che cambiano tutti i giorni. Ogni 15 giorni c'è una novità. Quindi sicuramente, ecco, un corso come Communication Design deve puntare alla praticità e alla formazione di professionisti che poi si devono trovare in un mondo del lavoro che può metterli veramente a dura prova. Ti ringraziamo, ringraziamo il nostro collega dottor Marco Del Buono per questa esaustiva, direi, visione del Communication Design. E prima di passare la parola al prossimo professore, il dottor Gianluca Sandroni, vorrei rispondere a questa domanda. Allora, Margherita ci chiede se necessita di una base di studi scientifici per partecipare ai corsi di Interior Industrial, di cui abbiamo parlato proprio poco fa. Allora, no, non servono delle basi scientifiche, perché a noi piace guardare i nostri corsi come dei contenuti più aperti possibili, quindi non abbiamo dei test tecnici selettivi per entrare al primo anno, perché vogliamo essere in grado noi stessi di fornire tutte le basi in questo triennio per formare il professionista ex novo. Quindi, per rispondere a Margherita, no, non necessiti di basi tecniche e sicuramente apprenderai in questi tre anni, se vorrai iscriverti, tutto quello che ti serve sul campo all'interno delle nostre aule laboratoriali. E un altro utente ci chiede invece dei costi. Allora, noi abbiamo dei costi diversi per le fasce di reddito, perché come, ecco, qualsiasi poi anche università, anche pubblica, quindi in base alla presentazione poi dell'ISEE, in base alla fascia ISEE che vedremo, il costo del corso sarà all'interno di 3.500 e 3.600 e 4.200 euro. Quindi a seconda del tipo di corso, quindi Communication, Industrial Interni e Moda, e a seconda della fascia ISEE ci sarà un costo che varia fra questa, in questa fascia, in questo range. A questo punto inviterei a parlare il nostro professore di editoria, Editorial Design, dottor Gianluca Sandrone. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie Benedetta per la parola. Sì, io sono Gianluca Sandrone, insegno editoria e disegno del carattere all'ID da circa 2 anni. Editoria e disegno del carattere, che cosa sono? Sono due materie. La prima possiamo dire che possiamo definirla anche progettazione editoriale, e mentre invece il disegno del carattere è appunto la progettazione delle lettere, detta in maniera molto semplice, ma di questo si tratta. Il mio corso è organizzato su 3 anni, quindi il primo anno viene fatta una panoramica sui rudimenti di tipografia necessari per avvicinarsi alla materia. Il secondo anno è dedicato integralmente a quello che è il disegno del carattere, mentre invece il terzo anno viene dedicato alla progettazione editoriale. Questo programma è pensato e strutturato su 3 anni per portare uno studente appena uscito dal liceo o comunque dalla scuola superiore ad approcciarsi, ad apprendere la materia, per poi arrivare ad un terzo anno ad avere una conoscenza professionale del tutto. La stessa cosa si riflette anche sulla tipologia di organizzazione del corso e sull'approccio che cerco di dare al corso, che è a metà tra il teorico e il laboratoriale. Cosa intendo? Per la parte teorica, ovviamente, la materia viene spiegata, introdotta attraverso testi che vengono consigliati agli studenti e lezioni frontali.
mentre invece per quello che è la parte laboratoriale si intende che circa un 50% del tempo viene dedicato alla progettazione sul campo, ovvero vengono date delle linee guida di progetti generali e gli studenti si confrontano con esse. Il tutto collima con il progetto finale del terzo anno, che è un progetto condiviso dalla classe, che molte volte, essendo la materia progettazione editoriale, confluisce poi in quello che è un elaborato analogo a un libro. A questo proposito, quest'anno, con i ragazzi del terzo anno di Communication Design, stiamo realizzando un volume che abbiamo chiamato Mapping Umbria, che in sostanza si occupa cerca un tentativo di dare una collocazione, di tracciare tutto quello, una mappa della creatività in Umbria. Abbiamo quindi intervistato professionisti negli ambiti più o meno che sono poi quelli in cui viene suddivisa la scuola, quindi interior design, graphic design, ma anche moda. Abbiamo poi aggiunto la categoria degli architetti e dei pittori. I ragazzi hanno cercato informazioni su tutto quello che erano i progettisti in Umbria e stanno pian piano realizzando questo libro. Ovviamente io, in quanto docente, faccio da supervisore e l'obiettivo è poi quello di creare a tutti gli effetti una pubblicazione. Cos'altro dire? Questo è il tipo di esercitazione che si fa durante i miei corsi. Per quanto riguarda invece il discorso del disegno del carattere, può sembrare un po' ostico, detta così, ma ci si occupa proprio di studiare quello che è la proporzione tra le lettere, il ritmo, e come disegnare di fatto le lettere di un alfabeto. Pratica che poi ovviamente si riflette in tantissimi ambiti della progettazione grafica, dalla creazione di un marchio alla realizzazione di una tipografia. Quindi l'approccio sicuramente è quello, è un approccio che ha un forte impianto teorico, ma che poi trova il corrispettivo nella pratica. Pratica che a livello personale conduco come libero professionista coadiuvando uno studio privato di Perugia e che mi ha portato nel corso degli anni anche ad appassionarmi a quello che è la docenza, in uno scambio diretto con gli studenti, ovvero non solo i ragazzi che vengono all'ID hanno la possibilità di confrontarsi con gli studenti, ma anche i docenti allo stesso modo nel confronto con i ragazzi hanno un modo di potersi tenere, non dico aggiornati, ma comunque avere uno spaccato di vita reale. E questo è quanto. No, ma Gianluca, allora ti ringraziamo se hai terminato il tuo interessantissimo intervento. E aggiungo solo, grazie a te, aggiungo soltanto una parola. Il professor Sandroni parlava adesso di questa pubblicazione che si prevede per i ragazzi del corso di Communication Design, questo interessantissimo progetto che è Mapping Umbria. Vorrei aggiungere che l'Istituto Italiano Design dal 2019 è proprio per venire incontro a queste esigenze, chiamiamole tra il didattico e l'extradidattico, è divenuta una casa editrice, quindi un editore. Dal 2019 quindi noi abbiamo questa interessante attività di portare avanti con la produzione artistica e scientifica tutto quello che di più interessante, in maniera selezionata grazie ai nostri professionisti, viene prodotto dagli studenti nel corso del triennio. Adesso inviterei a parlare un altro docente, il professor Emilio Seri. Buon pomeriggio a tutti, io sono Emilio Seri e sono insieme al collega, il professor Giacomo Della Rocca, uno degli insegnanti del corso di ripresa e montaggio video. Mi presento brevemente. Mi sono laureato in storia del cinema presso l'Università La Sapienza di Roma con una tesi sul rapporto tra parola e immagine, analizzando alcune opere di Federico Fellini, Jean Epstein e Josef von Sternberg. In seguito mi sono recato negli Stati Uniti, dove ho conseguito una laurea specialistica, un Master of Fine Arts, in regia e sceneggiatura per il cinema, presso il City College di New York.
Durante gli anni di studio ho avuto la possibilità di collaborare con varie aziende, tra cui, per citarne una, la Technicolor nella sua sede newyorkese, che è un'azienda leader nel settore della post-produzione. Quindi ho avuto la possibilità di seguire da vicino tutti quei processi di rifinitura che possono riguardare documentari, serie TV e lungometraggi, sia di finzione che appunto documentaristici, per clienti internazionali come ad esempio Netflix. Come traguardo del percorso di studi ho realizzato un cortometraggio di fantascienza intitolato Astral Migrant, che è stato selezionato in vari festival e nel 2016 si è qualificato come semifinalista alla categoria studenti dei premi Oscar. Terminati gli studi, ho cominciato a lavorare come freelancer, ricoprendo vari ruoli, dal regista all'assistente di regia, segretario di edizione, in progetti di varia natura, da videoclip musicali a cortometraggi, a pubblicità, ad esempio una pubblicità, mi era capitato prima di ritornare dagli Stati Uniti di lavorare su una pubblicità di animazione per Tiffany, e anche documentari che mi hanno permesso di viaggiare non solo all'interno degli Stati Uniti, ma anche in Europa. E queste competenze sfaccettate e variegate che ho potuto maturare sia nella mia educazione accademica che professionale, cerco di mettere al servizio degli studenti iscritti al corso di comunicazione e di conseguenza al corso di ripresa e montaggio video qui all'Istituto Italiano Design, proprio nella speranza di poterli aiutare a maturare delle conoscenze sia teoriche che pratiche che siano spendibili non solamente nei confini territoriali nazionali, ma spendibili anche all'estero. E avendo avuto la possibilità di seguire progetti di varia natura e anche in varie fasi della loro realizzazione, dal concepimento alla preproduzione alla vera e propria produzione, quindi ripresa del video, fino alla post-produzione e distribuzione, ho potuto maturare una conoscenza complessiva di quella che è appunto la realizzazione di prodotti video. E proprio seguendo questa struttura abbiamo cercato di articolare il corso di ripresa e montaggio video, cercando di realizzare video di varia natura nell'arco dei 3 anni in cui è strutturato il corso. Quindi abbiamo la possibilità di realizzare interventi pubblicitari, promozionali, videoclip musicali, interviste, brevi documentari e, per chi fosse interessato anche all'aspetto più prettamente cinematografico, anche la possibilità di accompagnare gli studenti nella scrittura e realizzazione di un cortometraggio. E appunto, proprio pensando in questi termini il lavoro, abbiamo organizzato i contenuti del corso dividendoli in vari moduli che seguono passo per passo la realizzazione di questi prodotti video, quindi partendo da degli approfondimenti storici e teorici, passando poi per il concepimento, la scrittura, brainstorming, vari tipi di scrittura e modo di strutturare un po' lo storytelling, a fotografia, tecniche di ripresa, regia, a quella che è poi la post-produzione, quindi sia montaggio video, in particolare con il software Adobe Premiere Pro, che montaggio audio con Adobe Audition, che è appunto il software per il montaggio audio della suite Adobe. Con l'obiettivo appunto non solamente di maturare delle importanti competenze sia pratiche che teoriche, ma anche potendo nell'arco dei 3 anni avere la possibilità di partecipare e realizzare video di alta qualità, sia a livello contenutistico che tecnico e stilistico, che siano poi in grado di contribuire al vostro portfolio e poter partecipare a concorsi sia nazionali che internazionali.
Questa era una breve introduzione del corso di ripresa e montaggio video, che sarà poi ripresa dal mio illustre collega, il professor Della Rocca. Vi auguro un buon proseguimento e rimango a vostra disposizione per ulteriori domande. Grazie al professor Seri. Adesso cediamo la parola al professor Dogana, che si occupa del corso di fotografia. Sì, ciao a tutti, sono Lorenzo Dogana e sono il docente di fotografia. Per tutti e tre gli anni, quindi io vi seguirò dall'inizio fino ad arrivare alla conclusione del corso di studi. E io sono un fotografo professionista da 15 anni, ho il mio studio a Magione e sono insegnante all'istituto da 5 anni, questo è il mio quinto anno. Durante il mio corso faremo un approccio alla fotografia per il primo anno più che altro teorico, quindi lavoreremo sulla storia della fotografia, quindi impareremo dai grandi fotografi quello che è stato fatto per poi proseguire noi con il nostro andremo a capire anche come si utilizza Photoshop e poi il secondo anno invece utilizzeremo la macchina fotografica. Qualche problema tecnico? Sì, qualche problema tecnico. Ecco, ci siamo? Ci siamo? Sì, allora. E il secondo anno vi dicevo che impareremo ad utilizzare la macchina fotografica. L'istituto è una sede molto bella, quindi io di solito la sfrutto anche come location per fare il corso di fotografia, magari ambientare dei veri e propri set, no? Per fare still life, per fare fotografia di moda. E in più il terzo anno andremo a fare un corso di fotografia avanzata, quindi andremo proprio a fare dei set dove toccheremo i vari ambiti della fotografia. Mi sa che il professor Dogana ha qualche problema di connessione. Nel frattempo magari io a questo punto cederei un attimo la parola a un altro collega, nel frattempo che il professor Dogana riprende la connessione, e inviterei a parlare il professor Umberto Paesani. Ciao a tutti, buonasera. Io sono Umberto Paesani, intanto saluto il professor Dogana che purtroppo in questo contesto ci... anche la connessione penalizza questo Open Day, sarebbe stato bello poterlo seguire direttamente dall'istituto perché anche la location dell'istituto racconta parte dei contenuti offerti dal corso. Io sono docente di motorologia del progetto grafico nel corso di Communication Design, la mia professionalità nasce sia da una passione personale per la materia che ho coltivato negli anni, sia da un percorso di studi che mi ha fatto conseguire una laurea in tecnica pubblicitaria, sia da una serie di workshop e master di approfondimento che mi hanno portato a contatto con realtà e personaggi vari e di riferimento per la materia. Fra tutti voglio citare quella di Gianni Sinni, che è uno degli elementi di spicco della storia dell'AIAP, che è l'Associazione Italiana per la Progettazione Visiva, e che tuttora rappresenta, almeno nel nostro paese, una sorta di stella polare per quella che è la professione del graphic design. E più in generale per le professioni legate al mondo del design. Il piano di studi per quello che riguarda la mia materia, così come diceva anche il professor Sandrone, ha un respiro triennale e è un percorso che è capace di proiettare gli studenti in un vero e proprio viaggio all'interno di quello che è il mondo della grafica, del graphic design. Fatto di approfondimenti teorici sui temi basici della materia, della conoscenza dei principi della Gestalt, alle tecniche utili a sviluppare una sensibilità visiva e ottica che sarà poi utile alla professione o che potrebbe essere utile alla professione, allo studio della semantica dei colori, ai rudimenti della tipografia, facendo incursioni infine in quella che è il mondo della comunicazione pubblicitaria e non solo, che
probabilmente quella più utile a tutti rispetto a altri temi più specifici, specifici ad aprire canali nel mondo reale, nel mondo del lavoro che i ragazzi che dovrebbero poi affrontare. L'iter didattico quindi parte sì da una base teorica, ma si propone poi nel corso di tutti tre anni di affrontare il lavoro in maniera anche molto laboratoriale. Viene istituito un vero e proprio atelier nel corso delle varie annate che consentono ai ragazzi di approfondire tematiche via via crescenti, quindi partendo da quello che è lo studio del logo e di un'immagine coordinata di base, per arrivare infine alla costruzione di una brand identity o una corporate identity più completa e alla costruzione di campagne di comunicazione vere e proprie. Tutto questo peraltro viene fatto in maniera tale da poter mettere gli studenti in condizione di affrontare il laboratorio in maniera ancora più fattiva, quindi di confrontarsi con dei clienti reali, come per citare Bruno Munari, per di toccare con mano quella che può essere l'esperienza futuro del mondo del lavoro. Il percorso didattico quindi propone ai ragazzi di affrontare i problemi di concept, di approcciarsi ai segni grafici e pittografici di base, di progettare e costruire campagne di comunicazione, di cimentarsi nel lavoro di gruppo, nel lavoro in aula, nelle presentazioni, di poter approfondire il tutto con presentazioni a fronte di clienti anche di respiro internazionale. Già quest'anno ho avuto la possibilità, soprattutto con i ragazzi del secondo, di approfondire un lavoro che l'istituto aveva già cominciato negli anni precedenti con un'azienda ormai partner, che è Q7, un'azienda indiana che si occupa di interior design, di progettazione e realizzazione di arredi per interni. E è un brand giovane, innovativo, e questo crea anche le condizioni affinché i ragazzi possano esplorare e testare situazioni anche in termini di esperienza personale importanti. Peraltro aprono anche, sono collaborazioni quelle dell'istituto che aprono anche peraltro dei canali utili al futuro. Uno dei nostri ragazzi degli anni passati oggi lavora a Mumbai presso questa azienda come senior designer. Io sono abbastanza nuovo nell'ambito dell'Istituto Italiano del Design, ma devo dire che da subito ho trovato un ambiente estremamente positivo e propositivo, soprattutto per quello che è, rimanendo nell'ambito didattico, la multidisciplinarità di molte materie, che consente di poter vivere l'esperienza all'interno del percorso didattico, ma anche all'interno proprio dell'istituto in senso lato, di vivere un'esperienza che consenta di respirare un'aria quasi da college e che in qualche modo consenta agli studenti di intraprendere, di poter respirare in anticipo quello che può essere poi il mondo del lavoro al quale si troveranno poi a dover rivolgersi subito dopo questo percorso. Non ho molto altro, mi spiace, ripeto, non poter fare questa presentazione all'interno delle aule dell'istituto, perché credo che anche la struttura di per sé possa meritare comunque è un valore aggiunto rispetto all'offerta dell'Istituto Italiano del Design, e quindi vi saluto e passerei la linea al professor Della Rocca. Buonasera, ciao Umberto, grazie. Ciao, buonasera. Allora, io sono Giacomo Della Rocca, sono insieme a Emilio Seri il professore della cattedra di ripresa e montaggio video all'Istituto Italiano Design, e la mia formazione non la definirei lineare. Io ho studiato architettura, quindi ho una formazione come architetto, e mi sono avvicinato parallelamente al mondo del cinema, al mondo dell'audiovisivo. Questo di per sé è stato fondamentale per quello che sono oggi, e è anche quello che vorrei in qualche modo trasferire ai miei studenti a livello di conoscenza e di interrelazione degli elementi che noi abbiamo nella nostra vita a livello formativo. Un percorso lineare
non è spesso fonte di evoluzione, cioè l'evoluzione avviene spesso attraverso delle rotture, anche dei problemi da risolvere, no? Abbiamo parlato di problem solving, abbiamo parlato di la multidisciplinarietà come forma fondamentale della formazione di una persona e di un professionista, e credo che proprio attraverso gli elementi, o elementi non distinguibili, non banali, quindi possiamo trarre delle conclusioni sicuramente creative. Il nuovo esiste solamente attraverso un'interpolazione di elementi reali, ma con una nuova forma. Quindi noi cercheremo, attraverso il corso di ripresa e montaggio video, che è un corso triennale, di dare questi elementi, di permettere a chi svolgerà, chi seguirà le nostre lezioni, di sporcarsi le mani, ma anche di pensare. Quindi saranno due aspetti fondamentali, cioè capire come un pensiero, un'idea possa trasformarsi in realtà, e anche la fatica che questo comporta. Però è una fatica che poi ti permette, attraverso la partecipazione, per esempio, a, come abbiamo detto, a dei concorsi, ma anche solo all'appagamento, di vedere il proprio lavoro finito, il proprio lavoro davanti a sé, davanti a altre persone, condividerlo con un cliente, condividerlo con anche creativamente con se stessi e con le persone che fanno parte del corso, per esempio, anche gli altri studenti. Quindi significa che collaborare e mettersi in relazione l'un l'altro è fondamentale. Questo cercheremo di fare, e noi come istituto abbiamo partecipato in passato a dei concorsi eccellenti, come quello per esempio dell'Enel, che è stato vinto pochi anni fa, il 2000K, ma stiamo partecipando a nuovi concorsi adesso con i ragazzi del terzo anno, di cui tra l'altro abbiamo due tesisti che dovranno preparare due cortometraggi di finzione, ma con aspetti completamente diversi l'uno dall'altro. Stiamo partecipando a un concorso internazionale francese che si chiama CineAiku, che speriamo possa essere per loro sicuramente un'esperienza, e li relazioni con un mondo internazionale, con la capacità di comunicare e di rappresentare la propria creatività a livello globale. Altro elemento fondamentale, ovviamente, è cercare di coniugare nella propria persona, nel proprio bagaglio professionale, tanti elementi: l'essere fotografo, l'essere social media manager, l'essere creatore di contenuti è fondamentale. Quindi noi dobbiamo cercare, attraverso un processo che richiede attenzione, richiede sacrificio, ma che è anche molto interessante, molto stimolante, perché come abbiamo detto, e come hanno detto anche i miei colleghi precedentemente, è una scuola teorico-pratica, e questo è fondamentale per relazionarsi con il mondo del lavoro. Noi inizieremo a lavorare durante i corsi, cioè tutte le persone che si iscriveranno inizieranno a capire cosa significa lavorare dentro i nostri corsi. Quindi io invito tutti voi a iscrivervi, proprio perché il lavoro è importante, il lavoro è fondamentale per capire cosa siamo e la nostra identità nel mondo. Quindi vi invito, spero di ritrovarvi il prossimo anno qui da noi, e do la parola a Benedetta Risolo per la conclusione della presentazione del corso di Communication Design. Grazie al nostro professor Della Rocca, che ha esposto, in realtà ha evidenziato un tema che è fondamentale, anzi più di uno, nella nostra metodologia di insegnamento e di apprendimento dei ragazzi. Il primo è la trasversalità delle materie. Anche prima il professor Dogana non è riuscito a terminare per problemi di connessione, ma quello che stava per dire e per evidenziare era che, ad esempio, la fotografia, così come il montaggio, ripresa e montaggio video, e un po' tantissimi aspetti, tantissime materie dei nostri corsi, sono assolutamente trasversali, quindi quello che si impara in una materia lo si può tranquillamente sfruttare in un'altra, come ad esempio la fotografia. Chi non farà la professione del fotografo potrà comunque
aver bisogno di riconoscere un buon lavoro fotografico, anche se ecco, magari lavorerà nel campo del social media management. Un altro argomento molto interessante per noi è quello, come evidenziava sia il professor Pausani che poi insomma un po' tutti i nostri professionisti, è quello della altissima progettualità. In questo istituto noi già dal secondo anno consideriamo gli studenti come dei piccoli professionisti, non li trattiamo come studenti ma li trattiamo già come designer in erba chiaramente, come designer che hanno bisogno di tutto quell'apparato di sostegno che noi abbiamo il piacere di fornire loro, che sono i nostri professionisti, i nostri professori e anche la rete di partner, aziende, associazioni, istituzioni di cui ci circondiamo per questi progetti extradidattici, e quindi cimentarsi già vestendo i panni del designer, del professionista, quindi non solo progettare qualcosa che poi diventa reale molto probabilmente, ma anche presentarlo nella maniera giusta poi all'azienda partner con cui lo studente va a relazionarsi. Questo per noi è essenziale ed è anche la nostra forza, perché proprio da questo noi prendiamo tutti quei collegamenti che poi serviranno per organizzare stage e molto spesso in realtà anche per scavallare la fase dello stage e per iniziare, appena terminato il percorso triennale, un vero e proprio rapporto di lavoro, perché già durante il triennio comunque lo studente ha avuto una sua professionalità, anche se in erba, e ha già maturato quella piccola esperienza necessaria per intraprendere poi la carriera professionale senza passare per la fase del tirocinio. A questo punto io terminerei con il corso di Communication Design, ricordando che comunque tutte le eventuali domande troveranno risposta alla fine della sessione congiunta di tutte le materie, e passerei a parlare di un altro settore che è quello del Fashion Design. Il nostro corso di Fashion Design forma dei professionisti in tanti veramente diversi ambiti del mondo della moda e della comunicazione della moda, e per approfondirlo inviterei a parlare la nostra coordinatore del corso di Fashion Design, la professoressa Eleonora Granieri. Grazie Benedetta, buonasera a tutti, sono Eleonora Granieri, faccio la fashion designer come freelance da moltissimo tempo e quindi ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con diverse aziende nazionali ed internazionali proprio nel campo della moda. Tra questi posso citarne alcuni come Valentino, LS, che appunto è stata una grandissima realtà negli anni 80 e 90, che adesso sta tornando di nuovo alla ribalta, per cui lì ho potuto appunto disegnare e avere l'onore di disegnare delle linee di sport active come tutte da sci per la nazionale francese, oppure la divisa per il tennista Peter Korda, e via dicendo. Ho collaborato appunto anche con Biblos, Yurta Kashmir, Perry Ellis, Crunch America Fitness, che è un'azienda americana, una delle più grandi aziende americane di palestre, e tra l'altro in questi casi poi ho avuto anche l'onore di poter disegnare capi, per esempio per Nakata, il giocatore di calcio più famoso che c'è in Giappone, che poi ha giocato anche nelle nostre in Italia appunto. E tra l'altro ancora ho potuto collaborare, ho avuto un grande piacere di collaborare con Bill Goodson, penso che tutti voi lo conosciate, è un grandissimo coreografo di Diana Ross, Steve Wonder, Renato Zero, e ecco qua insomma, e tuttora sto appunto portando avanti diversi progetti per diverse realtà, e in più sto collaborando per la nascita, e speriamo bene, e l'ideazione di una nuova fibra assolutamente naturale e a impatto zero. Dal 2008 ho l'onore e il piacere di insegnare presso l'Istituto Italiano Design. Nel corso di Fashion io insegno storia del costume,
materia molto importante, fondamentale direi, per poter fare questo mestiere, e progettazione di una collezione. Che significa progettazione di una collezione? Molto in breve, creare appunto la ricerca delle fonti di ispirazione, come si fa, da dove si parte, la conoscenza dei materiali che è essenziale per questo lavoro, quindi appunto il supporto tecnico con tessuti, accessori, il disegno, quindi passiamo appunto allo svolgimento dei disegni sia manualmente con la rielaborazione dei tessuti manualmente, ma anche con l'ausilio di programmi come Photoshop, Illustrator, InDesign e via dicendo, fino ad arrivare proprio al compimento finale, quindi passando anche per le schede tecniche che sono essenziali per poter lavorare. Questo corso dura 3 anni, come accennava anche prima Benedetta, è un corso che nei primi 2 anni diciamo che lo studente si forma, quindi non solo nell'ambito del fashion, della moda donna, ma anche uomo e bambina, che sono bambino, che sono estremamente importanti, e nel secondo anno addirittura, e poco fa appunto accennava Benedetta, noi riusciamo anche a far fare dei mini progetti a questi ragazzi, ovviamente supportati da noi, proprio per realtà esterne, aziende esterne che collaborano e credono nell'Istituto Italiano Design. E questo è molto importante perché una delle mission dell'istituto è proprio questa, cioè quella di formare non semplici studenti, ma giovani lavoratori. Arriviamo al terzo anno, nel terzo anno ovviamente c'è il compimento, cioè il ragazzo ormai ha in qualche modo avuto la possibilità di snocciolare e conoscere questo mondo, di farselo suo, di trovare una propria identità e quindi crea la sua tesi che è ovviamente una collezione dall'inizio alla fine, quindi partendo dall'ideazione della fonte di ispirazione fino alla realizzazione del capo, il quale sarà presentato poi in un défilé dove di solito appunto noi abbiamo sempre dei partner, aziende di moda che partecipano proprio per conoscere questi giovani talenti. Una cosa che ci tengo è che nel terzo anno noi abbiamo anche all'interno del nostro corso il corso di maglieria. È fondamentale, noi viviamo in una realtà, quale l'Umbria, dove siamo un po' la patria della maglieria d'eccellenza, non riconosciuta in tutto il mondo. E quindi crediamo molto in questo settore e credo che siamo tra le pochissime università italiane che riusciamo a farlo in maniera capillare, cioè partendo dalla teoria della maglieria, per poi arrivare però anche alla pratica, cioè nel nostro interno abbiamo un piccolo laboratorio di maglieria, quindi i ragazzi si cimentano proprio fattivamente nel fare le maglie e quindi conoscono tutto l'iter, anche il filato. Diciamo che un'altra cosa fondamentale, è stato detto fino adesso, ho sentito, e lo ripeto anche nel fashion, crediamo nel discorso dell'ecosostenibilità. Tanto ci crediamo che siamo stati anche però selezionati da PFC Italia per poter, che è appunto l'ente che certifica la sostenibilità delle foreste, per poter creare delle capsule collection con dei materiali ecosostenibili innovativi, quali per esempio la pelle di fungo, il filato di cipresso e via dicendo, e i ragazzi hanno potuto creare queste capsule collection che sono state presentate prima presso la Galleria Nazionale Umbra e poi però sono state appunto presentate, hanno avuto modo di presentare le loro collezioni con dei défilé anche presso le Nazioni Unite, quindi New York, Ginevra, Roma, Nairobi. E non solo, siamo stati poi invitati anche nella trasmissione di Rai 1 Linea Verde proprio per presentare questo progetto. Quindi grande risonanza anche per i giovani talenti, in cui noi crediamo molto appunto, crediamo proprio nella formazione. Che cosa, quali sbocchi dà il nostro settore, il mio corso? Beh, nello specifico intanto, prima di tutto ovviamente poter diventare un fashion designer. Sembra semplice, ma non lo è, nel senso che bisogna appunto prepararsi bene, conoscere materie prime, conoscere tutta l'evoluzione che c'è di una collezione. Ovviamente anche modellista, ma questo ne parlerà magari dopo la mia collega, perché abbiamo un bellissimo corso con un bel monte ore di modellistica, giornalista di moda, product manager, che è fondamentale,
e è sempre più ricercata questa figura nel mondo del fashion, addirittura costumista, perché noi facciamo anche storia del costume, e anche questa è una figura che viene sempre, è abbastanza ricercata, quindi ecco, diciamo che non credo di aver dimenticato nulla. Se ci sono delle domande, io sono qui a vostra disposizione, altrimenti credo che posso ridare la linea a Benedetta. Eccomi. Ecco. Oppure magari passo a Isabella, non lo so, comunque Isabella Cascia, la docente di Fashion Design di Scala. Allora, eccomi intanto, ringrazio la professoressa Granieri, volevo spendere poche parole prima di passare, di invitare a parlare il prossimo docente del corso di Fashion Design. Volevo enfatizzare che questa linea di cui ha parlato la professoressa Garnieri, Forest for Fashion, ha avuto effettivamente una grande risonanza, è proprio uno dei principi cardine su cui noi basiamo tutti i nostri progetti all'Istituto Italiano Design. Noi crediamo molto nella sostenibilità, a tal punto che tutti i nostri progetti sono ispirati ai cosiddetti Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Sono 17 obiettivi di sostenibilità che le Nazioni Unite si sono date da raggiungere entro il 2030, la cosiddetta Agenda 30. Questi obiettivi su cui noi lavoriamo continuamente e costantemente durante l'anno accademico sono ad esempio, ridurre le diseguaglianze, ma anche la sostenibilità delle foreste, il rispetto dell'ambiente, il rispetto per gli animali, per il pianeta. Tutti questi obiettivi devono in qualche modo venire fuori dai progetti accademici e anche extradidattici che seguono i professionisti, le aziende, i nostri partner e i nostri studenti. Proprio così si riesce a sconfinare, come diceva prima la professoressa Granieri, nell'eccellenza e si riesce a portare i progetti che nascevano come progetti didattici, come Forest for Fashion, a livello internazionale. Quindi stiamo parlando delle sedi prestigiosissime delle Nazioni Unite a Ginevra, ma anche a Nairobi in Kenya, come anche a Roma al Palazzo della FAO, e in occasione di tante conferenze internazionali mondiali sul clima, sul rispetto dell'ambiente, addirittura a New York, nel Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. E sicuramente tutto questo ha avuto anche un suo impatto a livello nazionale, perché, come diceva la professoressa, Linea Verde, lo staff di Linea Verde, ci è venuto a cercare per un servizio su questa collezione, su questo progetto che era Forest for Fashion. A questo punto io cederei la parola, inviterei a parlare la professoressa Sara Minelli del corso di Visual Merchandising. Professoressa, scusatemi, Sara Minelli ha in questo momento una difficoltà tecnica. Cedo nuovamente la parola alla professoressa Granieri, che può continuare a illustrare le possibilità professionali nel mondo del fashion design. Sì, come avevo detto prima, sicuramente una figura professionale che molto spesso non viene presa in considerazione, ma è anche molto importante, è quella del costumista. È ricercatissimo, è ovviamente nel mondo del cinema, e noi, puntando molto sul discorso della storia del costume, cerchiamo di formare anche questo, no? Perché il costumista poi deve conoscere il prodotto, quindi il capo, e realizzarlo, ma deve conoscere anche molto bene la storia del costume. E poi, così dicevo, anche il product manager, perché è una figura sempre più ricercata all'interno delle aziende, perché purtroppo oggi le aziende sono pressoché commerciali, cioè non sono smembrate, e per cui c'è bisogno di un personaggio che riesca a collegare tutto e deve conoscere tutto il settore per poterlo fare. E noi cerchiamo proprio di insegnare questo nel nostro corso, grazie ai vari corsi, appunto, che ci sono all'interno. Cerchiamo di rendere, di creare e dare completezza allo studente. Ecco. Io, se avete delle domande, sono qui, oppure dimmi pure Benedetta.
Ringraziamo, grazie professoressa Ragneri. Adesso passeremo la parola e vedremo a parlare la professoressa Serena Lugozzo. Eccomi qua. Buon pomeriggio a tutti. Se sentite rumori, lo dico già dall'inizio, sono in questo momento all'interno del laboratorio nel quale lavoro, quindi non fateci caso. Sono una stilista d'alta moda responsabile del prodotto, sono uscita da un'accademia d'alta moda internazionale a Roma e lavoro come docente di modellistica moulage all'interno dell'Istituto Italiano Design di Perugia dal 2016, con grandissime soddisfazioni. L'ambiente è un ambiente giovane, un ambiente in cui mi sono trovata molto bene, coadiuvata sia come insegnante ma anche, diciamo, perfettamente soddisfatta dalla creatività che si respira dal momento in cui entri e varchi le porte del LID, e mi dispiace della condizione che stiamo attualmente vivendo e quindi del sistema di Open Day che in questo momento fortunatamente stiamo riuscendo ad adottare. La modellistica moulage, che è un tipo di modellistica prettamente prototipante che io insegno, è una tecnica di design, quindi è una tecnica che unisce insieme quella che è la parte progettuale della moda e la parte realizzativa della stessa. E quindi diciamo che è una materia all'interno della quale l'interdisciplinarità è fondamentale. La mia qualifica mi rende responsabile del prodotto ed è quello che un po' vorrei diventassero gli studenti che stanno all'interno del percorso dell'Istituto Italiano Design, perché un vero progettista è in effetti un responsabile del prodotto, cioè colui che non solo sa disegnare il prodotto ma lo sa progettare, quindi conosce perfettamente qualunque problematica derivante dalla materia prima. Difatti all'interno del corso di fashion design ci sono materie come la merceologia che sono fondamentali per poter arrivare a essere dei reali progettisti. La modellistica viene vista da più punti di vista differenti, quindi ci sono lezioni sia di modellistica moulage, che è un approccio tridimensionale direttamente a manichino, che dà tantissime soddisfazioni perché nel momento in cui crei direttamente nella tridimensionalità, questo ti dà sia l'appagamento del veder realizzarsi immediatamente quello che tu hai nel tuo progetto ideale, e sia ti dà la possibilità di sdifettare, togliere qualunque difetto al prodotto che tu stai realizzando, vedendo già in corso d'opera quali che possono essere le problematiche di un capo di abbigliamento e della sua vestibilità. Quindi si affronta la modellistica da questo punto di vista, ma si affronta la modellistica anche dal punto di vista di modellistica piana industriale, attraverso delle lezioni mirate che vanno a incentivare, il colloquio che c'è, la comunicazione che c'è tra la modellistica di prototipazione e la modellistica piana. Inoltre c'è un corso di modellistica CAD che è fondamentale per entrare nel mondo del lavoro attuale. E che dire, per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi, già la mia collega professoressa Eleonora Granieri ha detto sufficientemente. La moda è un ambito enorme che mette insieme tantissime realtà, sia la produttiva che quella commerciale, quindi le figure professionali che possono uscire da un percorso di alta formazione in fashion design sono sicuramente delle figure che vanno a ricaprire tutto il settore produttivo, quindi stilisti di alta moda, figurinisti, campionaristi, tutto quello che ha a che vedere la modellistica, quindi modellisti CAD, modellisti di prototipazione, gli addetti al taglio, i sarti. Infatti all'interno del corso della modellistica vi è anche un'intera parte laboratoriale
che si occupa della confezione, quindi ci teniamo a formare anche a livello sartoriale gli studenti che si iscrivono al corso di Fashion Design, tanto queste figure professionali quanto le figure professionali legate anche all'aspetto commerciale, quindi anche pubblicitario, e parliamo di fashion photographer, di stylist, che sono coloro che si occupano, diciamo, di aiutare il fotografo nello shooting, nella decisione, nella scelta degli abiti da far indossare, e tutto quello che ha a che vedere col discorso di visual merchandising, di cui sicuramente parlerà la mia collega. Io, se non ci sono domande, a questo punto passerei la parola alla mia carissima collega, professoressa Sara Minelli, per qualunque cosa sono a disposizione. Allora, grazie alla professoressa Serena per la linea. Allora, io sono Sara Minelli, sono una visual merchandiser e diciamo che sono nuova presso Istituto Italiano Design. Il mio percorso professionale inizia a Londra, dove post laurea in lingue e letterature straniere mi sono trasferita e ho studiato al London College of Fashion, conseguendo master in visual merchandising and space management, fashion business, fashion buying and retail. Diciamo che la mia carriera professionale da visual merchandiser inizia proprio a Londra con il gruppo internazionale Esprit, per poi proseguire con loro al mio rientro in Italia a Milano e fare poi il grande salto di qualità diventando responsabile visual presso Brunello Cucinelli. È stata un'esperienza molto importante, mi ha permesso di viaggiare in tutto il mondo, di conoscere una realtà di lusso importantissima, e quindi la possibilità di viaggiare e di fare con lui allestimenti, vetrine, progettazione di aperture nuove in tutto il mondo. Poi sono diventata successivamente visual manager per l'Ecopen, passando poi per Luisa Spagnori e Lorena Antoniazzi. Oggi sono una freelance, quindi collaboro con più marchi e con negozi privati per quanto riguarda allestimenti, vetrine e acquisti per i negozi. Le mie lezioni presso Istituto Italiano Design, diciamo che sono un percorso di fashion style, di cool hunting, quindi si fa un percorso di ricerca, di stimolo per la creatività appunto del visual, fino ad arrivare, come ha detto benissimo anche la professoressa Granieri, ad avere un'attenzione particolare per tutto quello che è l'ecosostenibilità, perché questo avviene anche nel corso di visual merchandising. Diciamo che questo corso culmina poi nel terzo anno, quando si va a parlare di retail, si fa un excursus e un approfondimento proprio su tutto quello che è la progettazione di visual merchandising, fino ad arrivare al progetto di una vera e propria vetrina, in collaborazione poi con i ragazzi che in terzo anno, come ha detto la professoressa Granieri, portano avanti un'intera collezione. L'Istituto Italiano Design, come hanno detto già i miei colleghi, è un'opportunità veramente unica, perché ti dà l'opportunità appunto di sfruttare, di poter arrivare a partecipare ad eventi importanti come ad esempio la Vancouver Fashion Week, dove appunto alcuni dei nostri studenti hanno potuto partecipare, o come ho avuto l'opportunità io, volare a Shanghai alla sede di Istituto Italiano Design e tenere dei master in fashion management e visual merchandising. Quindi sono diciamo delle opportunità pazzesche, e proprio il corso d'istituto forma le persone per far sì che si arrivi ad avere una conoscenza e una professionalità proprio per approcciarsi al mondo del lavoro, e questo anche nel corso di visual merchandising, dove appunto si parte dalla progettazione, dalla creatività, dall'idea, fino ad arrivare proprio alla realizzazione della vetrina, dei manichini e di tutto, diciamo, la scenografia che gira intorno alla vetrina e al visual. Ecco, quindi io ripasso la parola a Benedetta, alla gentilissima Benedetta Risolo, se vuole aggiungere qualcosa per le conclusioni. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te, Sara. Sì, aggiungo proprio una parola sulla nostra nuova sede di Shanghai. Dal 2018 l'Istituto Italiano Design ha cominciato a guardare a livello internazionale sempre in maniera sempre più strutturata,
e ha aperto una sede, la prima filiale internazionale nel cuore della moda di Shanghai, della città di Shanghai, dove in questo momento sono già 2 anni che l'Istituto Italiano Design tiene delle masterclass di approfondimento in Formula Weekend, inviando il proprio personale docente direttamente a Shanghai. Questo significa per noi grandissima soddisfazione, perché ci sentiamo parte di quel circuito che riesce a diffondere quanto più possibile il Made in Italy, che è un'eccellenza che ci portiamo avanti per tradizione e per cittadinanza nel mondo, e soprattutto in un continente veramente interessante dal punto di vista delle offerte professionali, che è quello, è quello asiatico, in particolare quello della Cina. Oltre alle nostre collaborazioni ormai strutturate in Cina, con particolare riferimento a Shanghai, la nostra filiale di Shanghai, abbiamo delle collaborazioni molto ben strutturate che sono state prese in considerazione, citate ogni tanto dai professionisti del nostro istituto, sia a Mumbai in India che a Vancouver in Canada, oltre che a amicizie quasi, diciamo, storiche in Kuwait e in altri paesi. In India abbiamo ormai da anni delle collaborazioni con, sia a livello istituzionale con la Camera di Commercio e l'Italian Trade Agency di Mumbai, e anche con il consolato italiano a Bombay, con la console Stefania Costanza, che proprio poco tempo fa mi ha accompagnato ad un roadshow di presentazione del Made in Italy in diversi college indiani. Anche in Canada abbiamo moltissime nuove opportunità, soprattutto per i nostri studenti, a livello di scambi internazionali, perché sono stati firmati dei partenariati per gli scambi con ben 2 istituti per il fashion e per il design in generale di Vancouver. Questo significa che i nostri studenti potranno godere di una possibilità di scambio con questi nostri partner e effettuare parte del semestre didattico accademico all'estero, non appena chiaramente questo ci sarà possibile a causa delle condizioni attuali del Covid-19. In Canada, oltretutto, come diceva la professoressa, abbiamo avuto veramente un'esperienza interessante già dall'anno scorso, ma che prosegue poi negli anni, dall'anno scorso proseguirà negli anni, che è quella della Vancouver Fashion Week. L'Istituto Italiano Design è infatti stato selezionato come scuola di eccellenza privata a livello nazionale per partecipare con un pacchetto di sponsorizzazioni che poi è stato dato a uno studente selezionato del nostro istituto alla prestigiosa Vancouver Fashion Week. Vi posso lasciare immaginare che cosa significhi per un giovane professionista che si sta approcciando soltanto adesso alla professione andare a mostrare le proprie creazioni, il proprio talento, la propria creatività in un contesto internazionale e prestigioso in cui partecipano non soltanto stilisti che da decenni svolgono questa professione, ma anche fotografi, riviste prestigiose, magazine di moda, di design, Vogue, GQ, Donna Moderna, tutti quei professionisti che ruotano intorno al settore del fashion e del design. Infatti questo studente ha avuto la possibilità di non solo mostrare il proprio talento e la propria creatività grazie al pacchetto di sponsorizzazione che gli abbiamo conferito, ma è riuscito addirittura a rientrare con più di un contratto per la vendita poi dei propri prodotti, della propria collezione, nonché poi a vendere proprio in sede di sfilata tutta la propria collezione durante la settimana della moda. Adesso inviterei a parlare la professoressa Isabella Cascianelli, titolare ormai da quasi un decennio della cattedra di accessori e shoe design. Sì, buonasera a tutti. Io sono laureata in fashion design e finita la scuola ho deciso di fare uno stage a New York, dove sono rimasta per 15 anni. In questo periodo la mia carriera ha preso una deviazione. Ho preso il percorso della calzatura di design con ottimi risultati e tantissime belle esperienze. E sono rimasta infatti come designer di scarpe. Una delle cose a cui aspiravo anche su
studiando moda è quello di vedere proprio le mie creazioni realizzate. E ho così iniziato la mia attività, ho prodotto e ancora produco la mia linea per 10 anni, l'ho prodotta all'estero, ho provato anche le produzioni in Asia e poi è ritornata in Italia, perché in Italia c'è tutto questo ambiente di talenti, specialmente per chi cerca materiali, per chi è appassionato di design, in Italia ha moltissimo da offrire. Nel mio settore, soprattutto nei tacchi, nel materiale, negli accessori, e la produzione fatta in Italia, nella calzatura, è la più famosa del mondo. Tutti i designer stranieri vengono in Italia a cercare di fare proprio lì. Quindi ho fatto così anche io, tanto bene, poi in italiano lo so. Fammi avvicinare che forse al microfono sono, erano un po' troppo lontana dal microfono, penso. Quindi, come potrei riassumere la mia esperienza, l'esperienza che io porto in classe? Sono più di 10 anni, più di 20 anni che lavoro. Ho seguito aziende che fanno sportswear come Guess, Bum Equipment. Ho lavorato per tantissimi brand, anche a volte ho toccato, ho messo mano su brand commerciali come Tommy Hilfiger, Diesel, proprio commerciali. Molte altre volte invece ho lavorato soprattutto per il mio brand che ancora ho, ho puntato molto in alto, quindi non ho guardato la parte solamente commerciale, ma ho guardato moltissimo a quello che era lo sviluppo della mia idea. Non potevo fermarmi, dovevo vedere le cose come le volevo io. E molte delle mie linee sono vendute a negozi come Lino Riccia Perugia, come Harrods a New York, Barnes, i più prestigiosi, dove veramente prendono designer che hanno qualcosa da dire. Sono con l'Istituto Italiano Design 10 anni, forse qualcosa in più. La mia materia appunto è shoe design e design dell'accessorio. Quello che a me piace e che mi viene anche spontaneo è quello di ricreare un ufficio stile all'interno della classe, perché ho visto che lavorando imparavo molto più velocemente molte più cose che se qualcuno mi spiega fai così o fai cosà. Quindi io ricreo l'ufficio stile dove tutti possono apprendere ciò che a loro serve, ma soprattutto trovare la propria voce e sviluppare il proprio stile. E quello che mi sorprende, che mi incoraggia molto anche lavorando, lavorando tra virgolette, perché l'insegnante non è proprio questa carriera che uno dice lo faccio perché ci sono dei risultati, soprattutto dal punto di vista dei giovani, nel senso vedere che un giovane prende in mano quelle cose che uno gli mette sul tavolo e riesce a fare qualcosa di veramente unico e speciale e porta avanti l'esperienza che uno gli dà e la personalizza e la fa anche meglio, diciamo è molto incoraggiante. Cosa facciamo nel corso? Facciamo design bozzette a mano, ma anche in digitale. C'è molta parte tecnica, però come la faccio è abbastanza piacevole da quello che sembra, dal riscontro che ho, molta analisi del mercato, la conoscenza proprio pratica, delle forme, dei tacchi, di come si crea una collezione, di come si fa un layout di un book, perché alla fine il progetto si presenta cartaceo o digitale, ma c'è un percorso in cui il book è come un libro, ha qualcosa da dire, e ogni ragazzo ha qualcosa da dire. Il lavoro nostro, che abbiamo più esperienza, è proprio di riuscire anche di vedere quello che loro da solo non riescono a vedere, il talento che neanche le persone che gli sono vicine riescono a vedere. Un insegnante se lo sa fare è ottimo, noi ci proviamo su questo. L'altra materia molto interessante, specialmente come si sta sviluppando il mercato oggi, è il design dell'accessorio. Il design dell'accessorio cambia da cultura a cultura, specialmente nelle epoche cambia, e oggi si intravede la porta aperta tra il design di accessorio e la tecnologia. C'è questo scambio. Vedo che tra le aziende che fanno tecnologia come l'Apple o Microsoft stanno cercando persone che hanno un'esperienza e possono portare nel team una capacità di design di moda, che rendano i loro progetti adatti al momento anche del gusto del momento, del packaging, dell'impostazione. Quindi vedo che c'è questa apertura.
uno di questi lavori, diciamo, secondo me questo è molto interessante, anche alcuni colleghi che proprio hanno preso questa strada e vedo che sono, diciamo, molto entusiasti di questo. Un altro ruolo è quello di avere la propria linea, mi piace tantissimo avere la mia linea, il riscontro economico può esserci, può non esserci, molto altalenante, però la soddisfazione è costante, con le difficoltà. Altre possibilità, diciamo che nel mondo della cacciatura, le ultime 2 o 3 anni c'è una porta che sta prendendo molti giovani, che è quella dello sport, quindi lo sneaker design. Non si sa come evolverà lo sneaker designer e non si sa quanto sarà aperto, però è una porta adesso che è molto ampia, quella del design di scarpe da tennis praticamente. Molti dei designer che fanno accessorio, c'è anche lo scambio col fashion designer. Per esempio, io ho studiato fashion designer, non c'era nella mia scuola shoe design, ho dovuto imparare da sola, però vedo che molti passano a shoe designer, mentre altri che invece hanno preparazione come design dell'accessorio, come designer di Valentino e di Christian Dior, da designer di borse magari sono passate a direttore creativo del total brand. Quindi c'è un po' questo dialogo tra le varie materie. Il percorso prevede sì, la parte tecnica, soprattutto, che io ripeto, rende molto piacevole, molto interessante, la ricerca personale e i materiali, si fanno fino a qualche mese fa si va in fiera a Milano a toccare materiali, a imparare come si dialoga con il fornitore, come si ricevono le cartelle colori, come si fa un ordine, da dove si inizia, perché se io voglio fare la mia linea, da dove inizio? L'altra diciamo, strada che prendiamo, perché come un albero che si apre, è quello di fare concorsi, oppure di imparare a presentarsi alle aziende, facciamo concorsi con le aziende, dove ci troviamo di fronte un'azienda che ci dà delle direttive abbastanza ristrette il più delle volte, dove chi non ha mai lavorato per qualcuno fa esperienza, cosa significa applicare la propria creatività al servizio di una necessità, è molto toccabile come la necessità di un brand, perché un brand ha una storia, va compreso, va analizzato, bisogna sapersi integrare nel team e dare il proprio contributo. Non so se ci sono delle domande, io ho detto tantissimo, mi sembra adesso, abbiamo praticamente il corso. Cosa potrei aggiungere, Benedetta, dei suggerimenti, forse di cosa non ho detto, che facciamo all'interno della nostra scuola? Sì, allora sicuramente è interessante approfondire sempre il tema delle attività extradidattiche. Tu parlavi, hai citato qualche concorso e adesso voglio evidenziare nuovamente quanto sia importante porre l'accento, porre l'attenzione sulle attività extradidattiche. Se posso interrompere, a proposito di concorso, visto che l'hai sottolineato, di solito non mi vanto, però questo qui lo dico, è un corso di fashion design, però anche diciamo, i designer, quando gli piace l'abbigliamento, ma si applicano altre cose, come per esempio in questo caso la scarpa, un creativo riesce bene, cioè quando prende in mano diverse cose, magari ci prova, non sa che gli può piacere, riesce bene. Noi per esempio abbiamo uno dei nostri studenti usciti da poco, l'anno scorso, l'anno prima, che ha vinto un concorso internazionale per un talento della scarpa. È un concorso che si fa nella Riviera, nel Cesenatico, dove c'è tutta una serie di aziende del lusso, tra cui Zanotti e Sergio Rossi, e per citarne alcuno, l'anno prima l'aveva vinto il designer, che poi è andato da Alexander McQueen. Quindi è un concorso dove loro sono diciamo esperti a riconoscere i talenti. Poi questo studente aveva anche altri talenti, non solo quello della scarpa, gli piaceva il menswear, che è un ottimo anche quello lì, un'ottima possibilità specialmente ora, e quindi lavora nel menswear adesso. Stai parlando del nostro ex studente, Isabella? Marco Rossi. Perché a volte è un trampolino di lancio per presentarsi al mondo. Come no? Proprio questo infatti dicevo, Alta Roma,
un talento per la scarpa, ma anche un premio, il premio Bonetto, prestigioso premio Bonetto, parlando di design in generale, sono tutte occasioni preziosissime che gli studenti hanno, Lucky Strike Award, sono tutte occasioni preziosissime che gli studenti hanno poi per distinguersi già durante il percorso accademico triennale. È questo poi quello che fa di un designer che ha quel qualcosa in più poi per distinguersi anche quando si va poi a interagire nel mondo dei professionisti con i clienti, con le aziende clienti. Su questo, come dicevo, noi puntiamo moltissimo, soprattutto poi perché durante il triennio accademico lo studente ha la possibilità di affrontare questi concorsi anche importanti e che comunque diciamo sono anche impegnativi dal punto di vista delle energie e del professionista, assieme ad un panel di esperti con una esperienza ventennale che è quello dei nostri professori, dei nostri professionisti, tutti i professionisti con esperienza consolidata in ambito sia nazionale poi che locale che anche internazionale. Quindi affrontare un concorso, affrontare un contest di competizione con le spalle, tra virgolette, coperte dai nostri professionisti è sicuramente qualcosa di cui gli studenti devono potersi avvalere e noi ci auguriamo, ecco, sicuramente che si possano avvalere durante il triennio. Sì, perché io confermo che non è impossibile che uno possa affermare la propria linea, cioè nel mio caso questo è il mio desiderio di avere la mia linea, di lavorare nel mio studio. Però le cose sono facili quando tu sai come si fanno. Se invece non le sai fare, non conosci quali sono gli step per sapere come presentarti, è una porta chiusa. Invece aprire quella porta e far vedere e provare insieme a una persona che non l'ha mai fatto, magari probabilmente perché c'è l'età giovanile, aiuta a aprire questa porta che poi, fatto una volta, dopo diventa anche facile rifarlo e fare anche altri step in avanti. Va bene, allora io se Isabella ha esaurito con la sua presentazione, la ringrazio. Grazie a te Benedetta. E do qualche ultima informazione a chi fosse interessato ai corsi. Innanzitutto voglio dire che la nostra segreteria in questo momento è aperta su appuntamento, quindi poi dal 18 in poi, quando sarà possibile anche per qualsiasi attività comunque riaprire al pubblico, noi saremo disponibili per appuntamenti individuali, di open day individuali, anche per mostrare eventuali lavori progettuali dei nostri studenti svolti in passato e chiaramente la sede del nostro istituto in centro. Ripeto, ricordo che il nostro istituto si trova nel prestigioso Palazzo Ranieri di Sorbello, che è un palazzo affrescato del 1600 nel centro storico di Perugia, in via Alessi numero 1, numero 3A e numero 11. E il nostro numero di telefono è 075 57 34 647. E per qualsiasi domanda restiamo comunque a disposizione, info@istitutoitaliano-design.it. Ringrazio tutti i nostri professionisti, il nostro corpo docente per essersi unito a noi oggi in questa giornata di apertura online, che per noi è anche un primissimo esperimento. Grazie per la loro preziosissima disponibilità. Noi siamo in via Alessi e vi aspettiamo numerosi, veniteci a trovare. I corsi inizieranno a ottobre. Ah, ecco, l'ultimissima questione per quanto riguarda l'emergenza sanitaria Covid-19, noi in questo momento abbiamo optato chiaramente come tutti per la formazione online. Ma a ottobre, con la speranza che non ci siano disposizioni diverse da parte del Ministero, torneremo alle lezioni in aula, anche perché ricordiamo che quando si tratta di discipline pratiche e progettuali come quelle del design, il mettere le mani in pasta, come si suol dire, è un requisito fondamentale della didattica. Quindi non solo teoria, ma anche tanta pratica laboratoriale.
nel caso in cui non si potesse tornare immediatamente in aula per motivi sanitari, comunque noi continueremo la nostra formazione online e, non appena possibile, implementeremo la nostra formazione online con lezioni pratiche in aula. Ringrazio tutto il corpo docente, ringrazio tutti coloro che si sono uniti a noi oggi in questa giornata di Open Day e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.